Alcuni consigli per conservare l'argilla. Io personalmente utilizzo degli stracci in microfibra che mantengono di più l'umidità rispetto al cotone e dei sacchi di plastica della spazzatura. Non utilizzo quelli sacchetti della spesa perché diciamo che sono questi biodegradabili, sono molto traspiranti. E quindi diciamo che lasciano passare l'aria e quindi l'argilla si mantiene di meno. Se ritroviamo un panetto che si è asciugato un po' troppo, ma non è proprio ancora duro, possiamo procedere così. Invece di bagnare semplicemente il panno e richiuderlo, per far, diciamo, inumidire anche la parte più profonda, possiamo fare dei buchi lungo la superficie, così con le dita o se è troppo duro anche con il retro di un pennello o un attrezzo, e riempire questi buchini d'acqua. In questo modo l'acqua, per capillarità, si diffonderà meglio anche all'interno del nostro panetto. Poi rimettiamo lo straccio e voilà! Se hai dell'argilla che è diventata dura come un sasso, puoi utilizzare un secchio così. Metti i pezzi più piccoli che riesci a fare dentro a un secchio e poi personalmente invece di buttare direttamente l'acqua dentro al secchio, perché l'acqua scenderebbe tutta giù, diciamo, e ammorbidirebbe prima quella in basso. Io ci butto un po' d'acqua, poi prendo un panno, lo copro bene e bagno direttamente il panno, che quindi rilascia l'acqua gradualmente e permette all'argilla, anche quella in alto, di assorbire. Insomma, l'argilla fino a cottura può sempre essere riutilizzata e non va buttata. Anche la polvere che, diciamo, si crea durante la lavorazione può essere messa dentro un barattolino con dell'acqua che poi filtreremo per ottenere la barbottina, ma della barbottina parleremo in un altro video. Soprattutto non bisogna mai buttare residui di lavorazione nell'acqua né proprio i pezzi di argilla nelle tubature, perché non conviene, ve lo dico per esperienza.